Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura torniamo a parlare dei lavori che sono iniziati a Empoli sulla statale 429, la strada regionale 429. I lavori si sono resi necessari dopo l'inchiesta che sul CHEO, sugli smaltimenti degli scarti chimici delle concerie, smaltiti come non dovevano essere smaltiti, sono finiti su questa strada, si parla di veleni, di problemi anche per le possibili infiltrazioni di falde alla falda acquifera. Stamattina, anzi ieri, sono cominciati i lavori, stanno andando avanti. A Empoli questa mattina è andata per noi Rachele Campi, che ha parlato con il commissario per fare il punto su quali sono i lavori e soprattutto anche per vedere come stanno andando avanti e quali sono gli obiettivi, insomma, per limitare i danni. Buongiorno Rachele. Sì, buongiorno Maria Teresa, a te e a tutti i telespettatori. E proprio come dicevi tu, noi questa mattina ci siamo recati sulla SR 429 per capire a che punto sono i lavori. Abbiamo avuto modo di parlare con il commissario che sta seguendo appunto il progetto per la messa in sicurezza della SR 429. Ci ha spiegato che in questo momento stanno realizzando una rampa che porta praticamente al terreno che secondo i carabinieri della Forestale di Firenze è contaminato da cromo. Al test di cessione risulta un cromo 26 volte superiore al limite consentito, quindi insomma un terreno che deve essere assolutamente coperto. Verrà coperto da dei teli, questo permetterà ovviamente alla pioggia, alle intemperie, una volta che comunque l'acqua scende, di non filtrare nel terreno, perché il problema qual è? È che il CHEO mescolato con i calcinacci e con altro materiale, ovviamente tutto in un sistema illegale, se a contatto con l'acqua rilascia delle sostanze tossiche che rischiano ovviamente di creare inquinamento al terreno, ma anche, anche nelle falde acquifere. È un'indagine che va avanti da almeno 3 anni, lì sulla SR 429 i camion che hanno trasportato illegalmente e rilasciato illegalmente questo materiale per creare questo sottofondo stradale sono arrivati nel 2019, quindi insomma adesso che siamo nel 2021 è già passato diverso tempo, però ecco, anche secondo, diciamo, gli studi dell'ARPAT le falde in questo momento non sarebbero contaminate. Chiedo alla regia per favore di mandare il contributo che abbiamo realizzato, l'intervista al commissario per fare il punto dei lavori in questo momento. Siamo in prossimità del cavalca ferrovia della strada regionale 429, sul lato che guarda alla vecchia 429, dove stiamo realizzando gli interventi di messa in sicurezza di emergenza del tratto che è risultato contaminato. Ecco, di che tipo di contaminazione si tratta e diciamo qual è anche la parte interessata? Allora, la contaminazione riguarda alcuni metalli come cromo e antimonio, e i campionamenti fatti da ARPAT in questo periodo e dalla Procura hanno consentito di individuare quale fosse il tratto contaminato, e ci riferiamo sostanzialmente al secondo gradone del rilevato fino all'altezza della strada per una lunghezza di circa 200 metri lineari. Ecco, verranno messi dei teli? Sì, per impedire, diciamo, che i metalli presenti possano attraverso l'acqua piovana percolare nella falda, ARPAT ha individuato un intervento di protezione, di messa in sicurezza appunto di emergenza, che consiste nella stesa di alcuni teli in polietilene che proteggano in modo, diciamo, impermeabile il rilevato stesso. Ecco, i lavori sono iniziati, stanno andando avanti. Tu naturalmente
hai anche cercato di rassicurare, diciamo, di far domande che possono rassicurare i cittadini, dall'altra parte c'è l'inchiesta che sta andando avanti, si stanno facendo le analisi e poi hai sentito anche l'assessore regionale Monni chiedendole anche, siccome molti dei cittadini che sono anche sul percorso che è stato preso in esame per le analisi, ci sono anche dei pozzi privati da cui si prende l'acqua, quindi c'è anche un po' di preoccupazione, ma insomma a che punto siamo anche proprio per rassicurare i cittadini? Sì, allora l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni ha voluto rassicurare i cittadini dicendo che comunque fino a questo momento i risultati dell'ARPAT hanno, sulle falde acquifere hanno dato esito negativo, quindi le falde non sono contaminate e ha detto anche che comunque queste analisi continueranno almeno per un anno. Non ci dovrebbero essere problemi, almeno questo è quanto ci ha detto il commissario, neanche per l'acqua piovana che appunto cade sull'asfalto e lì non ci dovrebbero essere infiltrazioni, perché comunque è un asfalto particolare, un asfalto alto anche 80 cm e quindi la pioggia non entra praticamente nel terreno, quindi non ci dovrebbero essere alcun tipo di infiltrazioni nocive. Chiedo alla regia per favore di mandare il contributo dell'assessore regionale all'ambiente Monia Monni e vi restituisco la linea. Interventi di bonifica e di messa in sicurezza si fanno sulla base di studi e di approfondimenti che ARPAT in parte sta facendo e in parte ha fatto, mi riferisco ovviamente a tutti e 12 siti interessati dall'inquinamento da riciclato da Acheu. Nello specifico della strada regionale questo non è un intervento definitivo, è uno degli interventi di messa in sicurezza temporanea che faremo su ciascun sito coinvolto e che servono appunto per mettere in sicurezza questi luoghi dalle piogge che stanno per iniziare, perché il riciclato da Acheu ha la caratteristica di diventare pericoloso nel momento in cui rilascia le sostanze inquinanti e quindi non deve essere soggetto a dilavamento. Questi interventi servono proprio a incapsulare questo materiale e a rendere quindi assolutamente sicura la gestione di quei luoghi. Nel frattempo ARPAT sta mettendo a punto gli ultimi studi su alcuni siti che hanno bisogno di ulteriori approfondimenti e sta iniziando a progettare gli interventi o di modifica o di messa in sicurezza permanente di quelli per i quali abbiamo già dati sufficienti a sviluppare progettazioni adeguate. Ma quindi, cioè, sulla 429 al momento sono previsti solo dei teli, però il passo successivo quale potrebbe essere? Questo lo definiremo quando avremo dati sufficienti per poterlo dire, sono in corso ulteriori approfondimenti per capire dove si trova il riciclato da Acheu. Noi sappiamo adesso quale tratto di strada è interessato, non sappiamo a che profondità questo riciclato da Acheu è stato posizionato. È chiaro che un conto è se riguarda soltanto la parte di scarpata laterale alla strada, un conto è se fosse nelle terre armate, quindi le decisioni sulle progettazioni necessarie a rendere assolutamente sicura quella situazione deriveranno dagli approfondimenti che ARPAT sta facendo. E che cosa si può dire alle persone che abitano lì nei pressi e che comunque temono che ci possa essere un inquinamento della falda e se continuerete anche a fare dei prelievi? La falda è pulita e lo abbiamo accertato con una serie di campionamenti e di analisi condotte sempre da ARPAT che sono state fatte sia direttamente sulla falda che sui pozzi privati. Il campionamento continuerà, non ci fermiamo, abbiamo già stanziato le risorse necessarie aggiuntive ad ARPAT per continuare intanto per un anno il campionamento di pozzi, acqua e terreno per verificare la situazione, però già la messa in sicurezza che andiamo a fare, che stiamo facendo in questi giorni, rende la situazione assolutamente tranquilla, quindi il messaggio che mando è un messaggio rassicurante. Intanto fermiamo la possibilità di contaminazione e l'arginiamo. Appena avremo sufficienti notizie scientifiche e tecniche che ci consentiranno di mettere a punto le operazioni definitive, lo faremo. E ancora un morto tra i fungaioli, pensate, la quarta vittima in questo mese, è stato ritrovato, era l'ottantenne che da ieri lo stavano cercando, è stato trovato a Marliana, siamo nella provincia di Pistoia, e insomma è la quarta vittima e purtroppo l'uomo è stato trovato morto. Rimaniamo a Pistoia perché
Per l'incendio della discarica del Cassero di Casalguidi è stato chiesto il processo per il presidente e direttore tecnico in carica all'epoca dei fatti. Patrizio Ceccarelli. Incendio colposo e violazione della legge sui rifiuti. Sono queste le ipotesi di reato per le quali il pubblico ministero Luigi Boccia, titolare dell'inchiesta sul rogo divampato nella discarica del Cassero nel comune di Serravalle Pistoiese il 4 luglio 2016, ha chiesto il processo per Alfio Fedi, all'epoca presidente del CDA di Pistoia Ambiente, e Michele Menichetti, l'allora direttore tecnico della discarica, rispettivamente difesi dagli avvocati Andrea Niccolai e Fabio Celli. All'origine dello spaventoso incendio del 2016, infatti, ci sarebbe un'alta concentrazione di idrocarburi pesanti nei rifiuti conferiti che, secondo la Procura, per questo motivo non avrebbero dovuto essere smaltiti nella discarica. Analisi incomplete e una classificazione sbagliata avrebbero accompagnato i carichi erroneamente identificati come non pericolosi. Il giudice Luca Gaspari si pronuncerà il prossimo 15 dicembre, come annunciato nell'udienza che si è tenuta lunedì presente il sostituto procuratore Giuseppe Grieco. Il comune di Serravalle si è costituito parte civile per un eventuale risarcimento danni. Insieme all'ente ci sono come parti civili 13 residenti della zona della discarica e 4 associazioni ambientaliste. E questa sera alle 21.20 la trasmissione Telegram, curata da Alessio Poggioni, parla dei nuovi poveri. Vediamo questa breve clip. Io sono una mamma di 5 bambini, per fortuna loro sono via da questa casa. Io come mamma non l'ho potuta aiutare tanto, però. Devo dire, negli ultimi anni c'è stato, prima del lockdown, tanti ragazzi giovani, molti ragazzi dai 25 anni in giù. Nell'ultimo periodo sono riaumentate anche le persone anziane. Il futuro? Lo vedo troppo buio io. Sono stanca di poter chiedere aiuto, perché mi sembra di essere una donna finita a 58 anni. Grazie per averci seguito, restate con noi, buon pomeriggio a tutti, arrivederci.